lo squalo, la balena, questi sono gli occhi del tiki, la tartaruga e la croce maltesiana. La tartaruga c'è sempre nei tagli dei tatuaggi, perché è il collegamento tra il Dio e in mezzo tra al mare. Il mare e la terra. E ovviamente non si vede. E poi il tiki sarebbe qua. Questa è la nostra camera da letto, il bagno, e qui è dove staremo per i prossimi 3 giorni. Buonanotte. Buongiorno ragazzi, io penso di aver subito il jet lag più pesante della vita. Tipo ieri ho dormito alle 8 di sera alle 8 di stamattina. 12 ore, adesso siamo in barca, stiamo per partire. Qua c'è il nostro capitano, eccolo, Michele, con la sua barca Gulliver ci porterà in giro per la Polinesia. Lui vive in barca, ragazzi, quindi poi vi lascio tutti i suoi contatti qua sotto il video per guardare tutta la sua storia, tutto quello che fa lui. E tu organizzi anche gite, giusto? Certo. Potete venire ospiti sulla sua barca, come stiamo facendo noi in questo certo. momento. Adesso, se riescono ad ammazzarmi, vi faccio vedere dove siamo. Siamo qua, in questo porto qui. E tra poco partiremo. Ecco qua. Allora, eccoci qua, adesso siamo a Raiatea, nel mercato del venerdì, che tipo è un evento qua. Infatti c'è tutta la frutta del posto, potete comprare anche cose che credo non avere mai visto. E ci sono un sacco di prodotti tipici locali che si possono comprare e degli strani frutti che non ho idea di che cosa siano. E Michele conosce tutto in realtà. E questo è il Corazol. Corazol. Si chiama Corazol, vedete, proprio assomiglia al cuore. Ed è un frutto. È un frutto che mangiandolo praticamente è una macedonia di frutta. Tu lo mangi e dici limone, c'è, uva, c'è, pera, c'è, mela, c'è. È una roba. Ecco, praticamente Michele, che vive qui da 16 anni, sa tutte le culture locali, sa tutte le varie usanze. Qui praticamente la frutta qui è uno degli alimenti principali. Infatti potete vedere, questo mercato ha solo frutta. E vi assicuro che l'ho mangiata stamattina a colazione sulla barca di Michele ed è una cosa epica. Questa musica sono i vecchiettini di prima che... Benissimo ragazzi, il nostro viaggio alla ricerca di Vaiana e Maui sta iniziando adesso. Il capitan Michele ci sta portando fuori dal porto, quindi andremo sulle altre isole a cercarli. Lì c'è Eugenio e visiteremo alcune isole che hanno ispirato il film, appunto, Oceania. E vediamo. Allora, questo è per farvi capire quanto cambia velocemente il tempo in Polinesia. Siamo partiti col sole e dopo 2 minuti di navigazione ci siamo trovati qua. C'è in corso una tempesta, credo, di mare, ed è una cosa lucente. Sta piovendo a dirotto, la temperatura si è abbassata drasticamente. Lui è tranquillo, quindi sono tranquillo anch'io. È capace che tra 20 minuti qua ci sia il sole, e adesso è così. Raga, è una cosa pazzesca. Credo che qui la luce potrà. Tranne degli amici del nostro skipper Michele, che vivono su questa piccola isola completamente autonoma, senza corrente elettrica, il che è veramente assurdo, perché penso che siano le uniche persone che conosco nel 2016 che vivano senza corrente elettrica. C'è chiaramente abbastanza vento oggi, ma c'è un sole strepitoso. Vi faccio vedere la vista che mi si prospetta davanti, che è questa.
testa e oggi ci insegnerà ad aprire un corpo. Emanà ha aperto il cocco e questo è uno di quei cocchi che si può bere il suo interno e non mangiare, quindi vai Emanà, aprilo e assaggeremo questo cocco. Ok, il cocco è aperto per l'appunto ed è pieno del suo succo che ora assaggeremo. Ragazzi, è una cosa buonissima. Eugi, vieni qua Eugi, che c'è anche Eugi. Come in questo spettacolare viaggio in Polinesia, vieni qua, assaggialo. Ragazzi, è una cosa buonissima. Adesso invece questo è il primo tipo di cocco, che appunto è verde all'esterno ed è quello buono da bere. Adesso Emanà ce ne aprirà un secondo, che è quello buono da mangiare, che penso che sia ancora più duro e difficile da aprire. Ha rotto questo cocco, come avete visto, con un solo colpo d'ascia, ed è veramente duro e resistente. Come potete vedere, i colori sono assolutamente diversi dal cocco che troviamo nella nostra Italia. Poi con le mani possiamo andare a staccarlo e mangiarlo. Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video e come potete vedere siamo in uno dei paradisi terrestri più belli sulla faccia della terra. Siamo in una delle piccole isole della Polinesia francese, una di quelle disabitate, a parte da una famiglia di polinesiani che sono lì, che ci stanno ospitando per un Capodanno un po' particolare. Infatti festeggeremo Capodanno nel tipico stile polinesiano, quindi qui sono tipo le 7 di sera quasi, siamo già per iniziare a mangiare perché qui festeggiano più o meno intorno alle 10 di sera e per mezzanotte fanno tipo una specie di ballo con il fuoco che verrà fatto nel piccolo resort 5 stelle che spero si veda, che è lì sull'altra parte dell'isola, ovviamente super blindato, ma i nostri amici polinesiani sono super amici dei gestori dell'hotel e quindi ci permetteranno di assistere a questo piccolo Capodanno polinesiano. Lì c'è anche Eugenio che oggi si è scottato, perché non fatevi ingannare dal tempo, ma qui il sole picchia in maniera incredibile, ma direi che con questo paesaggio forse ci va bene lo stesso, quindi che il nostro Capodanno polinesiano abbia inizio. Buongiorno ragazzi, sono le 5-6 del mattino, siamo appena alzati e abbiamo dormito in pieno stile polinesiano, come gli abitanti, abbiamo dormito con gli abitanti dell'isola su questi materassini qui, con questa copertina qua che adesso vi faccio vedere, che ti ripara dai moscerini che ce ne sono in quantità spaventosa. È stata una bella esperienza. Un po' difficile dormire, però figo, poi si è messo pure a piovere, quindi qui loro cosa fanno? Loro si mettono a dormire qua in spiaggia, sotto il cielo stellato, quando piove si corre, tipo ci si sveglia dentro questi sgabbiotti qui, però lo spettacolo del mattino è sempre questo. Quindi possiamo dire che forse ne vale la pena. È stato un Capodanno molto particolare, figa, un'esperienza che sicuramente vi ricorderò per tutta la vita. Vi consiglio assolutamente di farla, anche perché, ripeto, sentite anche che silenzio c'è.
è una cosa meravigliosa, ci insegna tanto. Se vi è piaciuto questo video, mi raccomando, commentatelo, fatemelo sapere se avete avuto un'esperienza del genere, e vediamo dove faremo il prossimo Capodanno. Ciao ragazzi.